Buonasera amici di Rete Sole, ben trovati a questa nuova nostra puntata di Diretta Grifo. Diretta Grifo spostata eccezionalmente al martedì sera per seguire il Perugia nel posticipo del lunedì sul campo del Pisa. Bastano 20 minuti di un ottimo Perugia con delle azioni ben orchestrate, pressing alto, difesa alta, fuori gioco, mettono molto in difficoltà i ragazzi di Camplone. Il Pisa passano in vantaggio con Cascioli e gestiscono benissimo il tesoretto del gol del numero 9 biancorosso fino alla fine. Un 1-0 che vale quindi il quarto posto in solitario in classifica per i Grifoni. Ma ora andiamo a vedere direttamente da Pisa le immagini realizzate da Matteo Marcella e come al solito commentate dalla nostra Daniela Marinelli. Buonasera a tutti i telespettatori di Diretta Grifo. Ci troviamo all'Arena Garibaldi a Pisa, dove tra pochissimi minuti scenderanno in campo Pisa e Perugia per disputare la gara in posticipo per esigenze televisive valida per l'Allegra Pro Prima Divisione Girone B. Entrambe le squadre nella scorsa di campionato hanno vinto il Pisa in casa contro il Gubbio ed anche il Perugia tra le mura amiche al Renato Curi contro l'Andria. Allora, con me vicino Daniele Sborzacchi del giornale dell'Umbria. Allora, Daniele, una serata piovosa, un terreno che sicuramente non sarà ideale. Come si preannuncia questa gara? Una partita che ha tutti i crismi per essere una grande sfida, comunque due formazioni che lottano per i playoff, il Pisa sta calando un po' di rendimento, il Perugia dal canto suo sta invece allungando il passo e quindi queste, quando manca poco oramai alla fine della stagione regolare, sono partite assolutamente da non fallire, sono dei banchi di prova veramente molto importanti per testare le ambizioni, insomma, delle squadre. Il Perugia questa sera dovrà dimostrare di essere una grande squadra, di trovare un risultato positivo anche con una prestazione incoraggiante come nelle ultime settimane, insomma, tranne il KO casalingo contro il Barletta, ha dimostrato di fare, insomma, ha tutte le potenzialità per farlo, una formazione in grande forma e direi che, considerato anche il valore dell'avversario, ci sono tutti i presupposti per assistere a una bella partita. Allora, il Pisa, come avevi già detto, nelle ultime gare non ha eccelso nei risultati. È tornato il sorriso e la serenità dopo la gara di domenica scorsa, ripeto, in casa qui all'Arena Garibaldi. È tornata un po' di serenità, ci vogliono credere, no? In fondo sono a pari meriti con il Perugia. Una sfida a tutti gli effetti proprio all'ultimo tiro. Ma sì, tra l'altro, ecco, hai fatto bene a sottolineare il fatto che loro, tornando alla vittoria contro il Gubbio nell'ultimo turno di campionato, hanno ripreso sicuramente dell'ossigeno vitale per le proprie ambizioni di playoff. Non dimentichiamoci che all'andata fecero uno sgambetto belle prove al Perugia, perché misero tra virgolette fine a quell'ottimo periodo iniziale di campionato che la squadra allora allenata da Battistini stava, insomma, portando avanti. E ci sarà anche un desiderio di rivalsa, credo, nei Grifoni. Oltre che la consapevolezza, insomma, di potersela giocare, perché comunque nelle ultime trasferte il Perugia ha dimostrato di valere gli avversari anche di alta classifica, e quindi credo che, insomma, anche se il Pisa è un avversario di sicuro livello, il Perugia abbia le carte in regola, insomma, per trovare un ottimo risultato. E agli ordini dell'arbitro Daniele Minelli di Varese, coadiuvato dagli assistenti di linea Tarcisio Villa di Rimini e Walter Colì di Bologna. Il mister Alessandro Pane per il Pisa fa scendere in campo Sepe, Sbraga, Pedrelli, Fondi, Carini, Sabato, Boucher, Benedetti, Perez, Barberis, Tulli. Risponde mister Andrea Camplone per il Perugia schierando Coprivez, Cangi, Liviero, Esposito, Cacioli, Massoni, Politano, Nicco, Ciofani, Moscatti, Aires. I giocatori del Pisa sono entrati in campo con uno striscione con su scritto Imbriani non mollare. Imbriani, giovane allenatore ex Benevento, che ieri ha compiuto 37 anni e che da diverso tempo sta lottando contro una brutta malattia. Passiamo alla cronaca e al sesto, occasione per il Perugia, cross di Cangi dalla destra per Ciofani sul secondo palo. Il suo colpo di testa impreciso manda la palla sul fondo. All'ottavo, cross di Fabinho dalla sinistra per la testa sempre di Ciofani, che questa volta non sbaglia. È l'1-0 per il Perugia.
Al sedicesimo Perugia vicinissimo al raddoppio, cross di Esposito per Massoni che in posizione defilata prova la schiacciata di testa ma si oppone Sepe. Al diciottesimo tiro al volo di Moscati da fuori area, bella botta centrale che costringe Sepe alla parata in due tempi. Al venticinquesimo ammonito Sbraga per una trattenuta su Fabigno e al trentesimo ammonito Liviero per fallo su Barberis. Al 36esimo cross di Benedetti con Caccioli che devia in angolo. Sugli sviluppi ci prova Perez di testa. Il suo tiro impegna Koprivec che salva la porta. Al 40esimo cross di Fondi per Perez, ottimo il suo aggancio. Al tiro si oppone in uscita Koprivec che si salva in angolo. Al 44esimo tiro da fuori area di Fabigno con Sepe che para a terra. Viene concesso un minuto di recupero e al 46esimo le squadre guadagnano gli spogliatori. È finita ora la prima frazione di gioco con il Perugia che sta vincendo di misura sul Pisa. Gol all'ottavo di Ciofani. Allora Daniele, un bel Perugia, il più bello visto dall'inizio di questa stagione. Direi che i primi 20 minuti giocati dal Perugia secondo me sono di gran lunga i migliori di questa stagione. Si è visto proprio lo spirito del 4-3-3 e difesa alta con fuorigioco effettuato in fase di non possesso, poi un grande direttore d'orchestra come Esposito, gli esterni ispiratissimi, Fabigno imprendibile, Politano e poi un fromboliere davanti, Ciofani, che alla prima occasione, anche se non è stata proprio la prima, però comunque un pallone buono difficilmente lo manca. Perugia veramente ottimo nei primi 20 minuti, poi era naturale attendersi anche una reazione del Pisa. C'è stata a fine di frazione con il Perugia che ha allargato un pochino le maglie della difesa, ha concesso qualcosa. Dobbiamo dire che è stato molto bravo Koprivec in un paio di occasioni, soprattutto la seconda su Perez, con il Pisa che recrimina. In generale comunque un buon Perugia che sta portando a casa un ottimo risultato. Ecco, il Pisa infatti con il Perugia che ha allentato un po' la morsa, il Pisa è uscito fuori e per l'appunto attenti a questo Perez che in varie occasioni si è reso pericoloso. Si è reso pericoloso, è un giocatore molto veloce. E il Pisa ha avuto delle buone occasioni non sfruttate negli ultimi metri, soprattutto sulla fascia destra, con Liviero un pochino in difficoltà nella seconda frase della prima frazione di gioco. E il Pisa è una buona squadra, in fin dei conti la classifica lo dice, quindi era anche naturale attendersi un po' una reazione dopo il gol a freddo del Perugia. Adesso dovrà essere bravo il team di Camplone nella ripresa, insomma, a controllare la partita e soprattutto a far male in contropiede, perché ne ha le potenzialità e dei giocatori soprattutto sugli esterni che possono far male. Con il montaggio passiamo alla ripresa ed esattamente al 13esimo con un'occasione per il Pisa. Perez cerca il diagonale in piena area di rigore con Koprivec che sventa il pericolo bloccando il tiro debole dell'attaccante toscano. Al 15esimo ammonito Caccioli per fallo su Benedetti e al 22esimo destro di Fabigno, ma la palla è alta sopra la traversa. Al 25esimo ci prova ancora il Pisa con Gatto, entrato all'ottavo del secondo tempo al posto di Sbraga. La sua finta e conseguente tiro non hanno l'effetto desiderato. Al 36esimo punizione dal vertice destro di Favasuli sul primo palo, Koprivec blocca. Al 40esimo ci prova Rantier, entrato al 34esimo del secondo tempo al posto di Fabigno. La palla attraversa tutto lo specchio della porta e si perde sul fondo. Al 44esimo ammonito De Tori, che è entrato al 22esimo del secondo tempo al posto di Moscati per fallo su Gatto. Il direttore di gara concede 3 minuti di recupero e si arriverà fino al 48esimo. Da segnalare nei minuti di recupero solo l'ammonizione di Barbaris al 46esimo per fallo su Dettori. Arriva il triplice fischio dell'arbitro Minelli di Varese con il Perugia che spugna l'Arena Garibaldi per 1-0. Ricordiamo il gol all'ottavo del primo tempo, Ciofani. Bene, dopo aver visto le immagini di questa grande vittoria del Grifo, Grifo supportato come al solito da un gruppo folto di tifosi, più di 300 tifosi hanno seguito il Perugia il lunedì sera, veramente una grande tifoseria che meriterebbe altri palcoscenici. Andiamo a vedere le interviste realizzate sempre da Daniela Marinelli a fine della partita. Intervistati sono il mister Andrea Camplone ed il capitano Caccioli. Noi mister Camplone, mister, allora una bellissima vittoria, 3 punti importantissimi, questi con il Perugia contro una diretta avversaria quale è il Pisa, ma anche una bellissima prestazione, penso la più bella dall'inizio del campionato,
e anche da quando la squadra è targata Camplone. Ah, abbiamo fatto un'ottima partita oggi, anche se il campo era abbastanza pesante. Siamo partiti molto bene per 25-30 minuti, è stato un buon calcio. Li abbiamo messi in difficoltà, andavamo sulle fasce, sempre sulla numerica, quindi loro sono andati molto in difficoltà. Poi un po' siamo scesi e il secondo tempo è stata una partita di sofferenza, cioè dove la squadra si è espressa anche in questa fase qui, molto importante per portare a casa i punti. Quindi quando c'è stato da soffrire, la squadra ha saputo anche soffrire. I meriti del Perugia e dei meriti del Pisa? Ma il Perugia ha i meriti, noi andiamo a affrontare le partite sempre allo stesso modo, cioè all'attacco, quindi a volte ci va bene, a volte ci va male, oggi ci è andata bene, anche se loro erano abbastanza rimaneggiati, quindi abbiamo approfittato di questo periodo perché ho visto una buonissima squadra, forse per quello che produce raccoglie poco, anche oggi non dico che ho avuto qualche occasione, però è una squadra che gioca a calcio e fa giocare. E abbiamo avuto la fortuna di sbloccare con Cioffi, un bellissimo gol, e poi siamo stati bravi a gestire la situazione. Il suo modulo sta cominciando a funzionare? Sì, abbiamo gli interpreti giusti, anche perché abbiamo operato sul mercato proprio in questo lato qui, abbiamo preso due centrocampisti importanti che ci stanno facendo differenza, anche se oggi ha giocato per 25 minuti Dettori, ma si è visto che è un giocatore di categoria superiore. E Nico credo che sia insostituibile perché ha dei polmoni allucinanti, è quello che presta tutti, è quello che si trova in ogni zona del campo. Poi per il resto li ho trovati, stanno facendo molto bene, sono motivati, credono in quello che fanno, anche perché si divertono, questo è molto importante. Luca Caccioli, Luca, allora un tre punti importantissimi, quelli che il Perugia si riporta a casa perché contro una diretta avversaria quale è il Pisa, anche una bellissima gara quella disputata. Sì, siamo partiti molto bene, l'approccio in queste gare è fondamentale, siamo partiti bene, i primi 5-30 minuti veramente ci riusciva di tutto, è stato 30 minuti splendidi con un grandissimo gol di Cioffi, poi siamo andati un po' tra virgolette in difficoltà, però l'unica occasione che abbiamo concesso è stata quella di Perez, è stato bravissimo Koprivec in uscita e secondo tempo molto equilibrato, ecco. Però non è che abbiamo rischiato più di tanto. Bravissimi anche a mettere spesso in fuorigioco gli attaccanti del Pisa. Sì, diciamo che stiamo lavorando con il mister e tutti i difensori di cercare di fare il fuorigioco, di stare un pochino più alti. C'era riuscito bene, a parte nell'occasione di Perez, purtroppo in quei momenti quando dopo si sta alti, se si sbaglia, sono davanti alla porta, però abbiamo deciso di rischiarcelo ogni tanto e è la prima volta che succede in queste tre partite, però complimenti a Koprivec, grazie. Senti Luca, il Perugia ci ha creduto dall'inizio, dal primo secondo e per tutto il primo tempo, come dicevi tu un pochino meno nel secondo, ma obiettivamente no, dopo aver disputato 45 minuti proprio sempre all'attacco ci può anche stare. Dove ha sbagliato secondo te il Pisa? Ma ha sbagliato, io guardo in casa mia sinceramente, non posso dire dove ha sbagliato il Pisa, posso dire che i primi 25-30 minuti si è giocato molto bene, ecco. Poi come ho detto, a fine del primo tempo siamo un po' troppo abbassati, abbiamo cominciato a fare un po' troppi lanci lunghi perché hanno preso un po' le misure, ci stavano chiudendo e abbiamo deciso di non rischiare niente dietro, però dopo il secondo tempo è stato un po' tra virgolette no confusionario, però insomma non è stato a livello del primo, ecco. Grazie Luca. Grazie mille. Ed eccoci tornati nuovamente per l'ultima volta in studio. Dunque, si diceva già da qualche settimana che con la trasferta di Pisa iniziava un filotto di partite molto importante per il Perugia, che vedeva in fila tre avversarie molto pericolose per il Perugia in ottica alta classifica. Prima il Pisa, poi la Nocerina in casa e poi nuovamente tra le muramiche l'Avellino. I primi tre punti sono stati messi in cassaforte contro un avversario che a mio modestissimo parere è inferiore al Perugia, lo ha dimostrato anche nella gara di andata, seppur vinta dal Pisa il Perugia aveva creato un quantitativo di occasioni veramente industriale e solamente un po' di imprecisione e un po' di anche carenze dal punto di vista caratteriale avevano portato la sconfitta per il Perugia. Mentre le altre due avversarie che andranno ora sul cammino del Perugia, cioè la Nocerina e l'Avellino, sono molto ma molto più attrezzate della squadra che il Perugia ha sconfitto ieri sera. In particolare la Nocerina è quella che ha impressionato di più e che ha messo sotto più il Perugia. Quindi sarà molto importante per valutare quale potrà essere
il vero ruolo del Perugia in questo campionato, se ci si dovrà guardare alle spalle per difendere questo quarto posto conquistato con la trasferta di Pisa, oppure se si potrà magari guardare anche un pochino più in alto e provare a scalare ancora un altro po' la classifica. In caso di vittoria con la Nocerina, chiaramente la squadra del Perugia appaierebbe in classifica i campani. Quindi tutti al Renato Curi domenica pomeriggio alle ore 14:30 per seguire la partita, quindi, che verrà opposto il Perugia alla Nocerina. Da Andrea Ceccarelli una buona serata e un abbraccio e forza Grifo a tutti quanti.